Ciao a tutti amici, benvenuti a Cose di Oggi, no, unboxing culinario. Siccome sono un po' a dieta, oggi andiamo a Panera Bread. Cos'è Panera Bread? Panera Bread è una specie di McDonald's più bello. Quindi andiamo. Eccolo qua, guarda che bello. Siamo anche vicini a Napolera, che Napolera non sono mai stato. È un ristorante messicano. Molto bello, molto bello. A me piace Panera Bread perché è bellino. Poi la cosa che mi piace di più è che ordini il cibo da solo con questi stand computerizzati. Adesso faremo vedere. Allora, cosa ci prendiamo? Continuous again, pick two, baby on. Allora, io di solito prendo un sandwich al cubano, cipotle, frondega chicken, al cubano, cosa c'è? Toscan grill chicken, mi piace, add pulled pork, non c'è questo chicken, ma si mangia, va bene così. Poi prendiamo un'insalata, una half strawberry, half green, una veggie. Ho preso solo un'insalata e un panino, 3000 calorie, una Greek salad. Ok, poi ti danno un side, ti puoi scegliere la mela, fruit, chips, allora prenderemo una mela. Ok, non so se è to order, ah no, il drink, diciamo che prendo un ice tea, però io di solito non prendo questo, poi prendo delle bevande molto poco caloriche, add a card. Ok, ah, oh thanks, Greek Sandal Cuba, ST $12, prendiamo questo, prendiamo questo, allora, questi qui sono praticamente molto dietetici, queste bevande, prendiamo un po' di papaya. Andiamo fuori così possiamo parlare tranquillamente. Questo è bellissimo. Ok amici, è arrivato. Guarda che bello, guarda che bella la mela. Allora, stai in mela. La mela c'è troppo caldo. Semmai la mangeremo domani. Allora, questo panino. Cosa c'è? Sinceramente non ho capito che panino è. C'ha del prosciutto. C'ha come della mostarda. C'ha del... quasi pulled pork. Allora che faccio la dieta no carbs, questo è un carbs, sono andato un po' fuori. Ti metto da sta parte così vedete. No. Allora lì passa il treno, forse passa il treno e avremo anche lo spettacolo.
inizialmente avevo pensato di dare tijuana flat, ma tijuana flat è molto calorico. Questo qui quanto sarà? Vediamocelo subito con la nostra app. Allora, applicazione Lucid. Allora, mettiamo Panera, Cuban, più o meno 400 calorie. Poi ci mettiamo una Greek Salad, Panera, 200 calorie. Poi ci mettiamo, questi non hanno molte calorie, non sono neanche gasati. Senti un po' se origine, sono greco. Sarebbe stato bello farlo. La mela sono troppi carbs, ci penseremo, porto al lavoro, e domani mi mangerò il cibo che mi sono portato oggi, che però l'ho mangiato, è un pesce con le patate, particolarità di questo fast food, a differenza di tutti gli altri, innanzitutto le posate, i piatti di ceramica, e poi l'altra particolarità è che non devi sparecchiare. Vuoi lasciare tutto sul tavolo, almeno laggiù c'è il bidone, ma di solito a Panera lascio sul tavolo. Va bene? Quanto ho speso per questo scherzo? Ho speso $13.68, cioè costa di più del McDonald's o di Taco Bell. Se vai a Taco Bell con $4 mangi. Questo costa ben $13.68. La differenza. Va bene, andiamo via. Andiamo di qua. Hai
andiamo a vedere quanto è bello questa strada, eh. Qui fanno la birra a South Jacksonville Utility Company, adesso ci ha messo la birra Hard Wolf. Questa costruzione. Bidoni, molto belli. Cadillac 381 bis, la Cadillac, la famosissima CTS 3.6 litri, vabbè, allora questo è quanto, è stato bello per questo unboxing molto sempliciotto, ci vediamo prossimamente per altre fantasticissime review e unboxing culinari. Ciao!